4 gennaio 2007 il mondo del calcio piange la scomparsa di Alessandro Salvadori. Brillante interprete dello storico ruolo di libero, lega il suo nome alla nazionale campione d'Europa nel 1968 sotto la guida tecnica di Ferruccio Valcareggi. Del torneo disputato proprio in Italia, dà il suo importante contributo partecipando alla ripetizione della vittoriosa finale del 10 giugno contro la Jugoslavia. Un successo tanto atteso, dopo 8 anni di militanza in maglia azzurra e 2 campionati mondiali, rispettivamente in Cile nel 1962 e in Inghilterra nel 1966. 36 in totale le presenze, di cui ben 17 da capitano dell'Italia. Il suo commiato alla nazionale è caratterizzato da un curioso quanto sfortunato episodio. Il 21 febbraio 1970, in occasione dell'amichevole disputata a Madrid contro la Spagna, Salvadore realizza ben 2 autoreti nel giro di 2 minuti, mettendo così la sua involontaria firma nel definitivo 2-2.